Controlla il generatore della trasmittente. Il sabotaggio delle comunicazioni può significare solo una cosa: l'invasione. La Federazione non oserà arrivare a tanto. Il Senato revocherebbe loro la franchigia e così sarebbero finiti. Dobbiamo continuare a contare sul negoziato. Sul negoziato? Abbiamo perso tutte le comunicazioni. E dove sono gli ambasciatori del cancelliere? Ce l'abbiamo fatta! Questa sera vedremo Sua Altezza Imperiale! E poi avremo 10 milioni di rubli! Tra poche ore diventeremo... Nani è stata straordinaria! Quasi le ho creduto! E Sophie... Non lo sa? Io vi dico che sta bleffando. Marone, se non fossi sposato! Adoperatevi come volete... Credevo che nessuno l'avrebbe mai cercata. Quando ho forzato il coperchio dalla bara era lì. Quella lingua scintillante che spuntava dalla sua bocca avrebbe distrutto la mia carriera. Ma che dico, la mia vita! Prima che la polvere si posasse me lo sono finato in tasca. Speravo di avercela fatta. Infatti, finché non ho pensato che le confessioni di Gebedia dicevano più di quanto egli intendesse dire. E adesso apparecchiamo la tavola. Ecco io sì! Molto bene! Boss! Ma che ne sei impazzito, Joe? Io te rompo il muso! Stasera per viaggio quanto di mai abbiamo! Va bene, Tony, sei tu il padrone. E ora dimmi, che ti va di mangiare? Alla carta, prego! Aha, ho capito! Uè, Joe! Viaggio dice che vuole due spaghetti speciali con polpettino di carne! Ma i cani non parlano! E a me ha parlato invece! Va bene, ti ha parlato, sei tu il padrone! Mamma mia, sempre ragione lui vuole avere! Fidati di me, Five. L'umanità è troppo spesso sopravvalutata. Prima dell'incantesimo non c'era nessun bisogno nel mio particolare genere di talento. Ma ora il padrone ha bisogno delle mie melodie per nutrire la sua anima tormentata. Io sono il suo confidente e il suo migliore amico. Ed io non voglio che una qualche contadinella mi rovini tutto quanto! Fai in modo che questo sbocciante amore appassisca com'è naturale. Hai ucciso Saluk. Il codice dei 40 ladroni è molto chiaro su questo punto. Sei dei nostri! Sono molto deluso dal tuo comportamento. Hai messo tutti in pericolo. Lo sai benissimo che non devi mai attraversare il fiume e ciò nonostante mi hai disobbedito. Ma io... No, Mowgli. La giungla è un posto molto pericoloso. Io ne so qualcosa. Per punizione te ne andrai in camera tua senza cena. Così avrai tutto il tempo di riflettere sul tuo sbaglio. Problemi in coperta? Il governatore Radcliffe! Thomas è caduto in mare, signore. Grazie al cielo, è stato prontamente ripescato. Ben fatto, Smith. Grazie, signore. Non perdetevi d'animo. Non manca molto per giungere al nuovo mondo. Ricordatevi che cos'è che ci attende. Libertà! Prosperità! L'avventura della nostra vita! Siete l'equipaggio migliore che l'Inghilterra ha da offrire niente! Né la pioggia, né il vento, né l'alcun selvaggio setato di sangue ostacolerà il nostro cammino! Coraggio, miei prodigi! Un discorso elettrizzante, signore! Sono certo che gli uomini se ne sono rallegrati! Speriamo. Ho bisogno che quei tonti plebei estraggano il mio oro. Dico bene? Fermatevi! Gridò l'arcidiacono. Questo è un empio demone. Voglio rispedirlo all'inferno da cui proviene. Ha tutto il sangue versato per voi sul pavè di Notre Dame. Sono senza colpa. È scappata, l'ho inseguita. Ci aggiungereste anche il sangue di un bimbo innocente a Notre Dame. La coscienza pulita. Voi potete mentire a voi stesso, a quei servi che stanno con voi. Ma scappare però non potrete giammai, perché là... mi sta guardando Notre Dame. E per una volta il suo coraggio abbandonò. Avvertì una scossa di paura in fondo al cuore.
Che cosa faccio adesso? Occupatevi del piccino, crescetelo come vostro. Cosa? Devo addossarmi questa storpiatura? Molto bene. Ma che viva con voi nella vostra chiesa. Vivere qui? E dove? Dove volete. Che sia chiuso là dove nessuno lo vedrà. Magari nel campanile. E chissà, il Signore opera in modo imperscrutabile. Io vedrò se mi potrà servire anche così. Così. Com'è?